GF VIP 7, Giulia Salemi svela chi le piace di più e di meno, tra i vipponi poi ammette, sento una pressione social, ma... Durante la 30ª puntata del Grande Fratello VIP 7, Giulia Salemi, che affianca le opinioniste dalla sua postazione social, ha commentato il comportamento degli utenti di Twitter. In qualità di portavoce del sentimento degli internauti, l'ex geffina li ha sostanzialmente rimproverati per aver espresso, nel corso delle ultime settimane, commenti denigratori nei riguardi di alcuni concorrenti. Non è dato sapere a quali fandom, nello specifico, Giulia facesse riferimento. È anche vero che, specie quest'anno, ne sono stati formati tanti e piuttosto agguerriti. Tanto che spesso hanno giudicato negativamente il lavoro svolto dalla loro portavoce, come ha sottolineato la stessa in una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni. È bellissimo poter dare voce al web, anche se a volte la gente mi sgrida dicendo che avrei dovuto dire qualcos'altro. Ma io non sono un opinionista, riporto il sentimento online, ha confessato la Salemi. Per questo motivo, molto spesso ho sentito la pressione social, ma, come aggiunto, do il massimo e sono convinta di essere migliorata molto. Su chi siano i concorrenti che preferisce, Giulia è stata abbastanza chiara. Ci zisca Stone Ford, la coma comfort, între abasta lui lor de confort, ricorci o mortor. Sunt un crucișător, lans în rachete aerosol. Încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce un miscol. De când ascultam gangsta rapper bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor. Vă întâlniți în Tristor la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hipa prin pori, bile mari, zintor. Că știi că după trimit ciocan umane înspre cer și dau și o scară mare. Astrologia treabă ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic. Jos Pătescu, jos Ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul. De când mai toți ziceau că...